volte ho incontrato degli Yassin, soprattutto magari un po' più avanti nell'età, che mi dicevano killer idolo, un treno a Yassi a Cerceni. Quindi chi avrebbe mai detto che sarebbe arrivato un treno fin quassù? Fine giugno, inizio luglio, iniziavano i primi lavori, spesso passavo a vedere, a guardare, e ringrazio davvero la Monterosa con tutti i dipendenti, con tutte le ditte che hanno lavorato per la realizzazione di questo impianto che per me vale d'Aosta. Questo è un investimento. Voi sicuramente avete avuto un'attenzione da parte dell'amministrazione regionale, ma avete a questo punto, come dire, delle responsabilità, perché noi non vendiamo impianti, noi vendiamo turismo. Allora questa comunità, come tutta la Valle d'Aosta, deve considerare che questi investimenti devono produrre un valore aggiunto, e grazie alla professionalità di tutti noi abbiamo un obbligo di dare un servizio per far sì che la Valle d'Aosta possa veramente fare un passo avanti e possa guardare al futuro con un po' di, come dire, ottimismo. Dare un ringraziamento particolare alla società che ha subito creduto in questo progetto, che tra l'altro aveva sicuramente un punto di conflitto, nel senso che la scelta tra fare questo investimento o rifare una seggiovia in un momento di crisi, in un momento di difficoltà finanziaria, poteva essere comunque non così scontato. Che questi sono gli investimenti giusti, anche in un periodo difficile come questo. Grazie a tutti.